Tutto pronto a Polignano per dare il via al match tra la Virtus Rutigliano e la Comunità Medio Basento. Partiti in questo istante, terna arbitrale composta da Domenico Caccavale di Ercolano, Fabrizio Andolfo di Ercolano, crono affidato a Paolo De Lorenzo di Brindisi. Per quanto riguarda la formazione, dunque ospite, Weber è il numero 1, il numero 4 è Calderoli, il numero 5 Zancanaro, il numero 8 Nardolillo, il numero 9 Caruso, il 10 Sanchez, l'11 Visonen, il 17 Vega, il 22 Castro Giovanni, il numero 23 Lucera, il numero 28 Giannace, il numero 29 Ciampitti. Quanto riguarda il Rutigliano, in completo giallo, invece in completo azzurro con frigi bianchi, la formazione appena citata. Il Rutigliano dunque è il numero 3 Leggero, il numero 4 è Minoglia, il numero 6 Bioce, il numero 7 è Gomez Fernandez Luis Miguel, il numero 9 Pozzi Rodriguez. Poi con il numero 10 c'è Feronelli, il numero 11 Castiglione, il numero 13 Americo, il numero 16 invece è Maggiolini, il numero 19 Primavera, il numero 20 è Pazzabello, il numero 22 invece a completare gli uomini a disposizione della formazione di casa, c'è appunto il numero 2 che è il numero 22 che è Catalano. Partita dunque appena iniziata da 1 minuto e 5 secondi con gli ospiti alla manovra. Il rilancio lungo direttamente dalla parte opposta, nessun problema in questa circostanza. C'è Rutigliano che può usufruire di questa azione offensiva, questa opportunità di inizio partita con Feronelli, la conclusione al volo tentata da Pazzabello, deviata, resta in zona d'attacco la formazione del Rutigliano con Luca Leggero. Il capitano adesso passa ancora verso Leggero, ma questo è il tentativo, la conclusione, il destro del capitano della formazione del Rutigliano, che però non riesce a centrare il bersaglio. Leggero all'indietro ancora per Pazzi, l'anticipo, l'opportunità che sfuma sulla chiusura avversaria, è stato Nicola Primavera a poter avere sul sinistro l'opportunità della battuta che però non si è concretizzata. Resta in zona d'attacco dunque la Virtus, porta il gol del vantaggio, la palla scodellata al centro dell'area, un po' sorpresa la difesa ospite, la battuta sotto misura da parte di Baz Bahillo che porta in vantaggio la propria formazione, che aveva tentato un paio di conclusioni dalla distanza respinte dalla difesa avversaria, dunque subito in vantaggio esattamente dopo due minuti di gioco. Attenzione subito la risposta tentata da Calderoli, la chiusura importante dell'estremo del Rutigliano, si era incuneato bene sul settore di sinistra. Ancora Calderoli all'impostazione della manovra per i suoi, da questi a Zancanaro, poi palla per Visione, la chiusura, subentrato nell'azione ancora Zancanaro, la chiusura su di lui con il pallone che finisce in rimessa laterale.
risultato sbloccato, 2 minuti e mezzo adesso di gioco, qualche secondo in più. Da poco la Virtus Rutiano è passata in vantaggio con il gol del capitano, quello lui che è imposta questa azione. Palla per Primavera, il tentativo con l'esterno adesso di ritornare al centro il pallone, la chiusura invece da parte della difesa ospite che allontana per ora la minaccia. Ancora la conclusione al volo tentata. Da parte del Rutiliano, adesso capovolgimento di fronte, velocemente il CMB, adesso l'impostazione. Ancora Cardelloni, Cristie, Zancanaro, ancora il CMB che però è costretto ad indietreggiare nella propria metà campo sul pressing avversario. E c'è il diagonale, il pareggio di Zancanaro, il sinistro in diagonale velenoso che sorprende la difesa avversaria e riporta le sorti del match in parità. Gol dal vantaggio di Paz per il Rutiliano. Attenzione, ancora il diagonale che si infila quasi nel set opposto per il vantaggio. 1-2 micidiale da parte della CMB che aveva prima raggiunto il pareggio. E adesso con Calderoli si è portata in vantaggio. Capovolto il risultato nel giro di un paio di giri di lancette del cronometro, anzi meno, adesso siamo a 3 minuti 58 secondi di gioco di questo primo tempo, 2-1 il punteggio. Adesso ruba palla per un attimo, ancora l'opportunità per la CMB e c'è il terzo gol, ancora Zancanaro che trova la doppietta personale, il terzo gol per i suoi. Si richiede il time out da parte della panchina di casa, ci fermiamo anche noi. Si riprende il gioco, leggero per la Virtus Bolzano, ancora il CMB che prova a salire altissimo, questa volta ne viene fuori bene la formazione del Rutiliano, che se c'è il lancio lungo di leggero verso il proprio capitano Feronelli, ma lancio un po' impreciso nella misura e quindi il CMB che è andato già ad impostare, che poi con Zancanaro mette palla in rimessa laterale in favore della Virtus Rutiliano. Tocca l'indietro per Leggero, l'attacco su Feronelli che riesce a servire l'autore del gol Paz, il suo sinistro, poi la respinta in un primo momento, un secondo intervento da parte dell'estremo ospite che riesce a neutralizzare il tentativo di reazione da parte della Virtus Rutiliano.
va in pressing la formazione di casa e recupera il pallone per questo tentativo falloso. Intervento adesso era stato Dos Santos a tentare, adesso c'è questo tentativo poi dalla grande distanza. Ha recuperato la propria posizione il portiere del Rutiliano Maggiolini. Adesso c'è l'arbitro che va a chiarire qualcosa con Luca Leggiro. Frolin vota in avanti i suoi. È entrato adesso Gomez. Gomez che ha guadagnato un corner in favore della propria formazione. Chiama lo schema ai compagni. Lo scambio nella circostanza, in realtà tentato soltanto. Non si è chiuso il triangolo tra i due. Fra Gomez e Dos Santos, ancora Gomez all'impostazione per i suoi, ha scambiato con un compagno, buono il passaggio di ritorno per il tentativo in avanti di Dos Santos che però è stato fermato, rimessa laterale, prova a reagire la formazione del Rutigliano che si è trovata dall'immediato vantaggio, una situazione di 3-1 maturata nel giro di circa 3 minuti. Adesso Fornelli aggancia per un attimo il pallone ma ne perde il possesso. Gira bene Avizio, non guadagna la rimessa e quindi mantiene il possesso di palla. Adesso la formazione ospite con il capitan Zancanaro. Tentativo quasi da terra, la girata di Vision all'intervento di Maggiolini che ci mette le mani, spedisce il pallone sulla traversa che poi schizza lontano ed evita un'ulteriore capitolazione alla propria formazione. Inizio terribile dunque della partita per la Virtus Rutigliano che è rimasta in vantaggio per pochissimo, poi ha subito la reazione immediata da parte dell'avversario che si è ritrovata sotto. Ancora la chiusura adesso di Luca Leggiro sul tentativo avversario di Visonan che è riuscito a fermare. Si perde in fallo laterale il tentativo da parte della Virtus Rutigliano che può però mantenere il possesso. Leggiro servito da Gomez, ancora lo scambio tra i due sul settore di sinistra, tenta una finta, tenta di convergere, la conclusione di Gomez, la parata però senza grossi problemi anche se in realtà è stata in due tempi, ma comunque è riuscito a disinnescare questo tentativo dell'uomo in completo giallo che adesso provano a salire in pressing per dare pressione all'impostazione della manovra avversaria. Gomez guadagna la rimessa laterale in proprio favore. La girata ancora in qualche modo riesce a rimediare il CMB. Si rimane sul punteggio di 3-1 in favore della formazione ospite, poi anche la conclusione dalla distanza tentata da Gomez per la verità non crea grossi grattacapi al portiere avversario. Rimessa laterale in favore del Rutigliano. Il giro impostato per i suoi. Palla su Gomez. Gomez cerca il varco sulla sinistra, contrastato da un avversario. Prova a ripartire adesso il CMB. Zancanaro con calma. Manovra nella propria metà campo. Adesso la formazione ospite, ripeto, in vantaggio per 3 reti a 1.
gol in apertura di Pazza che aveva sbloccato il match, ha portato in vantaggio il Rutigliano. La reazione è praticamente immediata degli avversari, che con Zancanaro nell'ordine, Calderolli, ancora Zancanaro, hanno praticamente portato in proprio favore le sorti del match. Siamo ancora nel primo tempo, ovviamente c'è tutto il tempo per recuperare per il Rutigliano, che però adesso si concede un'altra distrazione. Rimedia Gomez in intervento difensivo, 8 minuti 2 secondi di gioco di questa prima frazione di gara. Soppure bene Maggiolini al tentativo adesso di Sanchez, forse il pallone è stato anche deviato da un altro compagno, è riuscito a rimediare comunque l'estremo del Rutigliano in completo bianco. Miguel Weber invece è anche il vice capitano e estremo difensore della formazione CMB, che ha avuto questa reazione immediata al gol del vantaggio rutiglianese. Rutigliano che ha provato un paio di buone opportunità dopo essersi trovato sotto per 1-3, ma è stato bravo proprio Weber in due circostanze a riuscire ad evitare il gol avversario. Pazze per Leggero, il tentativo da parte della Virtus, subito la chiusura di Weber che riesce a rifugiarsi in rimessa laterale, concede soltanto la rimessa laterale al Rutigliano. Ancora Pazze, è costretto a ripartire da Leggero. Ancora Pazze, intercettano il pallone però i giocatori della CMB con il tentativo di Caruso che viene fermato, poi si porta in avanti Maggiolini, cerca la conclusione dalla linea di metà campo, pallone che termina alto oltre la traversa, gioco fermo, è rimasto a terra Pazze, l'autore del vantaggio rutiglianese, numero 20 nella formazione in completo giallo, qualche problema per lui. Però sembra in grado di rialzarsi e di riprendere. Il match. 11 minuti e 12 secondi al termine del primo tempo. Risultato parziale 3-1 in vantaggio il CMB sulla Virtus Rutigliano, che pure si era portata in vantaggio a sua volta con Pazza proprio in apertura del match, poi ha subito i gol nell'ordine di Zancanaro, Calderolli e ancora di Zancanaro, che hanno determinato questo 3-1. Cedo il microfono a Paolo Calabrese per il racconto della partita d'ora in poi. Sì, buonasera amici spettatori, seguiamo subito l'azione offensiva del Rutigliano con Weber che va a bloccare, lancio profondo alla ricerca di Caruso, palla che termina sul fondo, rimessa a favore Virtus Rutigliano che allora può andare ancora ad impostare. L'apertura per Paz, l'autore del gol del Rutigliano. Pressing alto da parte del CMB Futsal Team che recupera palla bene con Sacchez. Dentro Caruso, recupera Primavera, parte Paz, 2 contro 1. Può recuperare il CMB Futsal Team, messo giù il numero 17 Vega.
calcio di punizione, cartellino giallo ai danni di Paz. Secondo fallo commesso dal Rutigliano. 10 e 18 al termine della prima frazione. Pronto a battere Vega. Nardo Lillo, Vega. La profondità dove c'è Caruso, spalla alla porta, protegge bene Caruso. Si va a sinistra da Calderolli. Vega. Ancora Calderolli. Non c'è lo spazio per verticalizzare, allora si torna indietro da Weber. Stavolta il pressing alto è da parte del Rutigliano, forse una spinta ai danni di Caruso, non c'è fallo. Leggero. Palla per Paz sull'auto di sinistra, a cercare dentro lo scambio ancora Paz. La verticalizzazione, Caruso chiude, recupera palla Calderolli, chiede un fallo il Rutigliano, si va veloce dall'altra parte con Vega che va a calciare, respinge l'estremo difensore del Rutigliano. Recupera palla dietro Nardo Lillo, palla per Weber. Contromovimento di Calderolli che va a servire ancora Nardo Lillo, Calderolli. Lo scambio buono fra i due, va via Calderolli, incredibile Calderolli, palla sul fondo. Grande azione da parte del numero 4 che ha saltato sulla fascia destra. Secco il numero 3 leggero, adesso va a lanciare, tocca solo per un attimo Nardo Lillo, da dietro Gomez. Leggero, Americo, ancora per Leggero, sempre due linee a difendere per il CMB. Verticalizzazione a cercare Ferdinelli, palla imprecisa, ci arriva comunque Gomez, cerca la profondità, cerca Americo, passaggio di ritorno per Gomez, ma è ancora possesso CMB. Caruso non riesce ad agganciare, palla in fallo laterale a favore Rutigliano. Ferdinelli, palla sul destro, poi di tacco dietro per Gomez, attaccato da Calderolli, deve mettere palla in fallo laterale. Time out, pubblicità per noi. Riparte con il possesso CMB Futsal. Calderolli non riesce a verticalizzare, ultimo tocco il suo, la rimessa a favore del Rutigliano. Ferdinelli per Leggero, Ferdinelli ancora attaccato da Calderolli. Leggero, palla dentro, recupera palla Vega, prova a girarsi, Visonan subisce fallo. Calcio di punizione a favore CMB Futsal Team. Terzo fallo commesso dal Rutigliano. Batte sempre Vega, a sinistra per Calderolli. Visonan, Calderolli. Cerca ancora Visonan, non c'è lo spazio, si torna indietro da Vega. Weber. Palla profonda a cercare Visonan, la tocca di testa, palla di poco. Fuori.
Comes, Ferdinelli per Leggero, va a calciare Leggero, palla ancora sul fondo. Arriva adesso l'indicazione del fallo commesso in precedenza su Comes. Ci sarà comunque rimessa dal fondo a favore del CMB. Calderoli, Bizzolan, grande palla dentro, non ci arriva Nardo Lillo, recupera la sfera l'estremo difensore del Rutigliano. Gomez prova a diventare qualcosa, recupera palla Vega, Bizzolan trattenuto, Bizzolan la traversa, ripartenza Rutigliano, recupera ancora il CMB, sempre aggressivo sulla sul non possesso. Grande occasione per portarsi sul 4-1. Messa laterale battuta da Leggero per Ferdinelli. Leggero, Gomez, palla dentro, cercare Amerigo, esce Weber che riesce ad evitare la, il calcio d'angolo, non la rimessa laterale. Resta davanti allora il Rutigliano. Gomez per Leggero, palla dentro, intercetta Bizzolan, non è finita però. Ferdinelli prova a diventare qualcosa, Ferdinelli prova a raggiungere il fondo, Ferdinelli ancora il possesso, ultimo tocco di Vega, rimessa laterale a favore Rutigliano. Ritmi altissimi in questi primi 13 minuti di gioco. Leggero per Gomez, prova ad andare via ancora Gomez, salta Calderoli, palla dentro, palla che però ha oltrepassato la linea di fondo, rimessa a favore CMB, riparte subito Zancanaro col mancino, autore di due gol, calcia col destro, ribattuto Ferdinelli, altra ripartenza, non aggancia Americo, rimessa laterale a favore CMB. Pronto a battere Calderoli per Zancanaro, Calderoli, apertura a sinistra per Bizzolan, ancora Calderoli, Bizzolan, Calderoli, la muove bene il CMB, Zancanaro, ancora Calderoli, tutto di prima, palla dentro, ancora a cercare Bizzolan, tocca Leggero, Bizzolan non riesce a servire Zancanaro, ne esce una rimessa laterale a favore Rutigliano che può alzare il baricentro, tanto fuori Americo, dentro Primavera. Ferdinelli con la suola, Leggero per Paz, Leggero dentro per Primavera, spalla alla porta, protegge, scarica per Leggero, non c'è spazio, allora si torna indietro da Maggiolini, Leggero per Primavera, Zancanaro lo tocca, non c'è fallo, prende il pallone Zancanaro, rimessa laterale battuta subito, Ferdinelli il capitano di Rutigliano per Paz, Leggero, Paz per Ferdinelli, attaccato da Sanchez, si va ancora dentro a cercare Primavera, buon lavoro del numero 19, Ferdinelli prova a liberare il destro, poi con la suola dietro per Paz, Leggero, tanto il fallo commesso da Primavera su Zancanaro quando la palla era abbastanza lontana. Calcio di punizione, cartellino giallo ai danni del numero 19 della Virtus Rutigliano. Zancanaro per Sanchez, si riprende il gioco, la verticalizzazione a cercare Castro Giovanni, palla troppo lunga. Con le mani Maggiolini, Ferdinelli per Leggero, Paz, verticalizzazione a cercare Primavera, si gira Primavera, poi a destra per Leggero, Ferdinelli,
non riesce ancora a calciare il Rutigliano, leggero. Paz, palla dentro per Primavera, lo scarico per Ferdinelli con la suola, poi il tocco con una mano di Ferdinelli, altro calcio di punizione per il CMB, quinto fallo a 5 minuti dal termine del primo tempo. D'ora in poi ogni fallo del Rutigliano significa tiro libero. L'anticipo di Leggero su Visonan, Primavera prova a girarsi, chiude bene Zancanaro, Castro Giovanni prova a partire, Ferdinelli recupera palla, Ferdinelli in area di rigore, Ferdinelli dentro per Paz, la deviazione che termina fuori. Rimesso dal fondo a favore CMB Futsal, con le mani Weber per Sanchez, Visonan, l'aggancio, poi non si capiscono Zancanaro e Visonan, ne esce un calcio d'angolo a favore del Rutigliano che adesso sta spingendo alla ricerca del secondo gol, vuole accorciare le distanze il Rutigliano. Batte Leggero, dentro per Ferdinelli, Paz, la palla resta lì, Primavera per il 2-3 del Rutigliano, schema perfetto dalla squadra di mister Chiaffarato. Lo stava cercando con insistenza la rete che ha permesso di accorciare le distanze, è arrivata adesso sugli sviluppi di questo calcio d'angolo arrivato in maniera fortuita a favore del Rutigliano. Arriva la rete di Primavera, allora meno uno per la squadra di casa. Tanto un richiamo verbale per uno dei componenti dello staff del Rutigliano. Si riprende il gioco con Leggero che serve Maggiolini, palla profonda a cercare Ferdinelli, imprecisa, rimessa laterale a favore CMB, batte Sanchez, palla per Weber, lancio lungo, ancora un'imprecisione, rimessa laterale a favore Rutigliano. Zancanaro, l'anticipo su Primavera, ancora Zancanaro, Visonan può puntare Leggero, calcia Sanchez, palla alta. Con le mani Maggiolini per Leggero, Paz non riesce a tenerla in campo, batte subito Sanchez, arriva Castro Giovanni, respinge Maggiolini, rimessa laterale ancora a favore del CMB, palla per Sanchez, grande risposta di Maggiolini. Conclusione con il mancino di Sanchez. Batte Castro Giovanni, palla per Sanchez, commette fallo Visonan, calcio di punizione a favore Rutigliano. Ferdinelli, chiude bene Sanchez, Zancanaro con un po' di fortuna se la ritrova sul volto, poi la butta fuori direttamente in fallo laterale. Ferdinelli, Primavera, lo scarico per Ferdinelli, Paz sbaglia, può ripartire il CMB con Zancanaro,
palla per Vizonan, dentro, chiude leggero, altra ripartenza, Paz per Primavera, Primavera chiude, Weber. Palla che tocca il soffitto, rimessa laterale a favore del Rutigliano, batte leggero per Ferdinelli, rischia Ferdinelli, poi leggero, rischia anche il numero 3 del Rutigliano, mette ordine Maggiolini, poi Primavera riesce a recuperare palla, Paz con calma, allora il Rutigliano, Ferdinelli, leggero ancora per Ferdinelli, tocca Sanchez, rimessa laterale a favore Rutigliano, 3 ancora da giocare. Ferdinelli per Paz, sbaglia il Paz, 3 contro 1, Vega, grande occasione sciupata dal CMB, poi Maggiolini si improvvisa uomo di movimento, sbaglia però il suggerimento e allora ci sarà rimessa laterale a favore CMB. Zancanaro, ritmi davvero altissimi in questo primo tempo, tanti capovolgimenti di fronte che rendono sicuramente la partita bellissima. Sanchez per Zancanaro, allora prova ad abbassare i ritmi il CMB, vantaggio di una rete. Vega per Zancanaro, Sanchez, ancora Zancanaro, va a calciare, conclusione forte che termina però lontano dallo specchio della porta. Conte secondi il direttore di gara, Maggiolini serve Paz, Ferdinelli, palla che arriva ancora a Paz che la mette giù, grande aggancio del numero 20 che gira, deve ancora chiudere Zancanaro, altra palla in fallo laterale. Ferdinelli, doppio cambio per mister Chiaffarato, Gomez, leggero per Ferdinelli, Gomez, leggero, la muove bene il Rutigliano, Ferdinelli si distende adesso la squadra di casa, scavetto impreciso del numero 10 del Rutigliano, rimessa dal fondo a favore CMB, con le mani Weber. Trascorsi i minuti a disposizione di Weber per rilanciare il pallone. I 4 secondi a disposizione di Weber. E allora Rutigliano che può beneficiare di un calcio di punizione dal limite dell'area. Occasione importante per i padroni di casa, alla ricerca della rete del pareggio. Ferdinelli sul pallone, 2 in barriera per Weber, rispettata la distanza, allora si parte adesso con Ferdinelli per Paz, colpita la barriera, ancora Ferdinelli, palla sull'esterno della rete,
posizionata bene la barriera da Weber. Zancanaro rischia qualcosa, ancora possesso rutigliano che è sicuramente più aggressivo in quella zona di campo. Calderolli, palla per Vega, Calderolli può calciare, Calderolli 4-2 CMB, doppietta anche per Calderolli. Di nuovo più 2 CMB a 1.30 dal termine della prima frazione. Si era scoperto un po' il rutigliano, ne ha approfittato il CMB che ha punito la squadra di casa. Adesso Ferdinelli prova a diventare, palla per Paz, palla dentro per la Primavera. Weber in due tempi va a bloccare, chiede un fallo il CMB. Si riprende il gioco con Vega per Zancanaro. Sempre aggressivo il rutigliano, pressing alto, sbaglia Zancanaro, recupera palla Paz, Ferdinelli con la suola. Ferdinelli prova ad andare via sul fondo, palla dentro, facile preda di Weber che sceglie ancora lì vicino Zancanaro. Calderolli per Vega, palla dentro per Zancanaro, ancora Vega con calma dietro per Calderolli. A sinistra per Zancanaro, torna nella propria metà campo, guadagna secondi il CMB. Vega, Zancanaro, recupera palla Paz, davvero rapidissimo il numero 20 del rutigliano, leggero per Paz. Palla dentro, intercetta Calderolli, evita il calcio d'angolo Weber con le mani, palla lunga per Vega, tocca Paz, non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione tra Virtus Rutigliano e CMB Futsal Team. Abbiamo visto 6 gol e in vantaggio la squadra ospite per 4-2, la rete di Paz e Primavera per il Rutigliano, doppietta di Calderolli, doppietta di Zancanaro per il CMB. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Virtus Rutigliano e CMB Futsal Team. Pronto per il secondo tempo tra Virtus Rutigliano e CMB Futsal Team, in vantaggio la squadra ospite per 4-2. La doppietta di Calderolli, la doppietta di Zancanaro tengono in vantaggio la squadra di mister Scarpitti. La rete di Paz di Primavera per l'1-0 e poi il 3-2 momentaneo. Si riprende il gioco con il Rutigliano che attacca da destra verso sinistra dei nostri schermi, completo giallo dall'altra parte, completo blu per il CMB Futsal Team. Gran palla dentro di Paz con Primavera che non è andato incontro alla sfera. Rimessa laterale a favore di Vega, Calderolli, un grande protagonista di questo match. Sanchez per Vega, palla che si spegne tra le braccia di Maggiolini, leggero. Primavera si appoggia su Vega ma non riesce ad agganciare la sfera, allora Calderolli sull'auto di sinistra prova a puntare Paz, i due sono molto rapidi, si preferisce andare a destra da Sanchez. Vega, Calderolli, Sanchez,
Calderoli. Sanchez, ancora Calderoli. Palla dentro per Caruso, si gira Caruso sul secondo palo, Vega, la palla resta lì, non riesce ad arrivarci Calderoli, poi calcia Sanchez, palla deviata. Ci sarà calcio d'angolo a favore del CMB. Dopo una piccola indecisione è arrivato la segnalazione del direttore di gara. È pronto a battere il numero 17 Vega. Palla dentro Caruso, va a calciare! 5-2 CMB, la rete di Caruso. Secondo minuto di gioco in questa seconda frazione. Schema su calcio d'angolo. Tutta l'attenzione su Sanchez, che solitamente va a calciare da fuori area. Ha preso palla a Caruso all'interno dell'area di rigore, è andato a calciare sul secondo palo, trovando la rete del 5-2. Partita in salita per la Virtus Rutigliano, che sta disputando un gran match quest'oggi. Paz tra due maglie blu, poi la verticalizzazione per Primavera che tocca, recupera Sanchez, Calderoli per Vega, Calderoli, Vega, ancora Calderoli, recupera palla Paz, va a calciare, la finta col destro, poi Primavera non ci crede ancora, palla che termina in fallo laterale a favore CMB. Sanchez per Calderoli, subito la verticalizzazione a cercare Caruso, attaccato da Leggero, Caruso prova a girarsi, subisce fallo, calcio di punizione a favore del CMB. Il fallo di Leggero su Caruso. Pronto a battere il numero 17 Vega. Contatto falloso tra Primavera e Sanchez. Anzi, si tratta di Calderoli, chiedo scusa. Primavera è già ammonito. Cartellino giallo rimediato in una circostanza simile con il pallone lontano. Si rialza Calderoli, nessuna decisione da parte del direttore di gara. Ferdinelli, palla profonda per Leggero, è meglio posizionato Sanchez. Rimessa dal fondo con le mani Weber per Vega. Calderoli, Caruso, lo scarico per Vega. Sanchez attende nella propria metà campo il CMB. Caruso, è partito Sanchez, lo vede Caruso, la spinta di Leggero, non c'è fallo, recupera palla Maggiolini per Leggero, prova a ripartire allora il Rutigliano con Primavera per Paz,
leggero. Ferdinelli prova a puntare Vega, Ferdinelli prova ad andare via, tocca Vega, rimessa laterale a favore Rutigliano. Ferdinelli per leggero. Paz. Leggero per Ferdinelli, ancora sull'auto di sinistra, prova a entrare sul destro, Ferdinelli, Paz. Ancora Ferdinelli. Leggero. Ancora per l'ex Ostuni. Ferdinelli. Prova a liberare il destro, poi palla sul sinistro, palla dentro per Paz, in area di rigore il Paz. Col petto la mette giù Ferdinelli, attaccato la Sanchez, ancora Ferdinelli, deve liberare la sfera, la porta ancora, porta a spasso Vega, è lui l'ultimo a toccare però, rimessa laterale a favore CMB. Vega per Weber. Fuori Vega, dentro Zancanaro. Possesso palla per il capitano del CMB. Apertura per Sanchez col mancino, prova a diventare, non c'è spazio, si torna indietro da Zancanaro. Calderolli. Ancora per Zancanaro, Calderolli. Prova ad andare via, numero di Calderolli, esce Maggiolini che va a recuperare la sfera. Fuori Ferdinelli, dentro Gomez. Paz. Gomez. Leggero, ancora per Paz. Sempre alla ricerca del varco giusto il Rutigliano. Gomez. Paz. Partito Amerigo, lo serve adesso Paz. Leggero. Cerca lo scarico per calciare, leggero, non c'è lo spazio giusto, arriva il raddoppio di Caruso, ancora leggero, carambola la sfera, rimessa laterale a favore Rutigliano, palla buona per Gomez, dentro, recupera Sanchez, prova a partire veloce il CMB con il numero 10, che prova con la suola a servire Calderolli, rimessa laterale a favore Rutigliano, le è mancato il contatto con la sfera, Gomez. Paz per Rodriguez. Gomez, ancora Gomez, leggero, pressing alto, uomo su uomo, è difficile uscire con il pressing così alto, e allora pressing che premia il CMB, adesso Zancanaro, la verticalizzazione imprecisa per Caruso, ancora Rutigliano con Gomez, leggero, col mancino, si accentra, palla per Paz, ancora leggero, non va a calciare ancora Rutigliano, Gomez ci prova lui, conclusione alta. La palla dentro di Castro Giovanni, ribattuta da Gomez, il portoghese, classe 95. Calcio d'angolo, ancora Castro Giovanni pronto a battere. Sanchez calcia! Arriva la rete del numero 10, Sanchez, 6-2 CMB. La rete dello spagnolo più 4 sul Rutigliano, ancora rete da calcio d'angolo. Gomez per Rodriguez, leggero, Gomez. Amerigo per Gomez, palla che termina oltre la linea laterale, rimessa a favore CMB.
settimo minuto di gioco, si è a 2 CMB sul Rutigliano. Weber, Sanchez, palla per Visonan, Sanchez per Zancanaro, intervento falloso di Gomez, calcio di punizione a favore CMB. Zancanaro per Sanchez, sbaglia il suggerimento, rimessa laterale a favore Rutigliano. Leggero per Gomez, Gomez per Rodriguez, Gomez ancora per Americo, leggero Americo, Castro Giovanni recupera la palla del CMB, Sanchez, palla dentro per Castro Giovanni, tra due uomini del Rutigliano che commettono fallo, braccato il numero 22 del CMB, terzo fallo commesso da Rutigliano, 0 dal CMB. Visonan, non si chiude il triangolo con Castro Giovanni, rimessa dal fondo a favore Rutigliano. Leggero, palla che arriva in qualche modo ad Americo. Leggero, palla dentro a cercare Americo, non aggancia il numero 13 in maglia gialla. Sanchez, Zancanaro, recupera palla Americo, suggerimento impreciso all'indietro, c'è stata però una deviazione, anzi no, la rimessa sarà a favore del CMB, fuori Sanchez, dentro Vega che va a battere questa rimessa laterale a favore di Zancanaro. Visonan, palla per Vega, Zancanaro, ancora Vega, Visonan, palla dentro per Vega, legge bene Maggiolini, palla in fallo laterale a favore della squadra ospite. Zancanaro, Vega, Zancanaro, ancora Vega sulla linea di porta quasi, palla profonda per Visonan che riesce solo a toccare, leggero recupera, Rodriguez, palla dentro a cercare Americo, si gira benissimo Americo, ancora Americo, chiude Vega sul pallone, grande intervento del numero 17 del CMB,
Castro Giovanni per Zancanaro, ancora Castro Giovanni, va a calciare, palla sul fondo. Gomez. Leggero. Di prima per Gomez. Prova a puntare Gomez. Chiude Visonan, evita il calcio d'angolo Weber. Con le mani a cercare Visonan, anticipo di Leggero. Americo. Gomez. Chiude Visonan. Rimessa laterale battuta da Gomez per Leggero. Gomez prova a puntare Visonan, raddoppio di Zancanaro che recupera palla, può distendersi il CMB. Visonan, palla per Zancanaro, una spinta di Gomez, i danni di Visonan che resta giù. Gomez salta Zancanaro, va a calciare, palla sul fondo. Piccolo battibecco tra Gomez e Visonan. Rimessa laterale a favore CMB, ultimo tocco di Rodriguez. Dentro Primavera, dentro anche Minoia. Cambia due uomini il Rutigliano. Vega per Castro Giovanni, Weber. Palla profonda, esce Maggiolini, poi un gol spettacolare di Visonan in rovesciata. A gioco fermo però, fallo su Maggiolini, batte subito Leggero. Palla per Primavera che prende bene posizione, Leggero. Palla dentro per Minoia. Rodriguez. Fallo su Primavera, arriva il fischio del direttore di gara. Cartellino giallo ai danni di Nardo Lillo, il fallo commesso su Primavera, sembra aver avuto anche un colpo al volto Nardo Lillo. Si ripartirà con il calcio di punizione a favore del Rutigliano. C'è a 2 il risultato parziale, 10 ancora da giocare nel secondo tempo. Due in barriera per Weber, Leggero, pronto a battere questo calcio di punizione. Parte Leggero in porta per il 3-6 del Rutigliano. La rete di Luca Leggero. Si riparte con il possesso CMB, Visonan per Vega, Castro Giovanni, ancora Vega. Visonan. Vega, Castro Giovanni, ancora Vega. Castro Giovanni per Nardo Lillo, è partito Castro Giovanni, Nardo Lillo preferisce Vega. Deviazione di Minoia, rimessa laterale, battuta da Castro Giovanni, ancora per Vega. Visonan, Castro Giovanni.
Nardolillo per Vega, Visonal, palla che diventa buona per Nardolillo con la suola per Vega. Visonan prova a liberare il destro, Visonan ha tanto spazio, troppo, c'è stata un'incomprensione tra due giocatori del Rutigliano, si è aperto un varco immenso per Visonan che ha approfittato per calciare, ha trovato l'opposizione di un grande Maggiolini. Rimessa laterale a favore del CMB, Vega, palla dentro per Visonan, ancora Maggiolini, calcio d'angolo affidato a Vega, palla per Nardolillo, calcio a Nardolillo, ribattuto da Primavera che prova a partire, tocca Minoia, ancora Primavera di forza, il numero 19, poi si ferma, gran lavoro da parte del numero 19 in maglia gialla, leggero, palla per Primavera, fuori Rodriguez, dentro Ferdinelli, Vega per Calderolli, gran palla per Nardolillo, segue con lo sguardo Maggiolini, rimessa dal fondo a favore Rutigliano, Primavera per Ferdinelli, leggero, altro suggerimento impreciso, allora fuori Primavera, dentro Paz, Calderolli per Nardolillo, Vega, palla dentro per Calderolli, gran palla di Vega, poi non riesce a rientrare sul destro Calderolli, sbaglia Ferdinelli, calcia Vega, ancora terzo intervento in pochi minuti per Maggiolini, Paz, Ferdinelli prova ad uscire, palla al piede il Rutigliano, ultimo tocco di Ferdinelli, batte subito Vega per Calderolli, dentro ancora per Vega, grandissima chiusura, lettura di Paz. Batte Calderolli per Vega. Nardolillo, palla per Caruso, prova a girarsi Caruso col mancino, attaccato da due maglie gialle, Caruso riesce comunque a crossare dove non c'è nessun compagno, però allora Maggiolini con le mani per Leggero, sempre altissimo il CMB, Paz, palla dentro con i tempi giusti per Leggero, out di destra col mancino, Leggero non riesce a trovare il varco giusto per calciare, allora si va da Paz a sinistra, ancora Leggero, questa volta calcia, conclusione ribattuta, rimessa laterale a favore Rutigliano, fuori Minoia, dentro il portoghese Gomez. Batte Ferdinelli, palla per Paz, tocca Weber che poi prova ad immolarsi verso la porta, preferisce mettere in fallo laterale, non c'era nessun compagno lì vicino, fuori Vega, dentro Zancanaro per il CMB, Paz batte per Gomez, Ferdinelli, adesso Leggero fa il pivot, recupera Zancanaro, va a calciare, la deviazione di Ferdinelli in fallo laterale. Zancanaro per Nardolillo, Calderolli,
Gran palla per Caruso, spalla alla porta, Caruso si gira, Caruso, palla che resta lì ancora, Caruso, Calderoli, tre volte Calderoli. 7-3 CMB. Più 4 CMB sul Rutigliano, 6-45 ancora da giocare, leggero per Paz. Gomez, ancora Paz, Gomez, leggero, Gomez dentro per Paz, passaggio impreciso. Intanto si prepara a giocare con il quinto uomo, l'uomo di movimento, mister Chiaffarato. Allora fuori Maggiolini, dentro con il numero 4 Minoia che va a fare, si va a posizionare sull'esterno destro alto. Allora parte il giro palla lento in attesa del varco giusto da parte del Rutigliano. Paz, Gomez, si chiude a riccio il CMB, leggero, Paz, due vertici alti per il Rutigliano, sbaglia, leggero, prova a calciare Nardo Lillo, recupera ancora palla, leggero, Ferdinelli, palla per Gomez, va a calciare Gomez, esterno della rete. Weber non calcia in porta, ci prova Calderoli dalla distanza, palla lontana dallo specchio della porta, con le mani Minoia per Ferdinelli. Gomez, saltata una linea di gioco, Minoia, Weber, poi calcia direttamente in porta, ancora una volta impreciso. Fuori Caruso, dentro Vega. I quattro vertici del CMB. Nardo Lillo, Calderoli, Vega e Zancanaro. Minoia sulla linea di fondo. Calcio d'angolo a favore Virtus Rutigliano. Leggero per Ferdinelli. Prova a servire Minoia, conclusione, chiedo scusa, suggerimento impreciso, palla sul fondo, con le mani Weber, può rientrare tra i pali Maggiolini. Vega, palla per Nardo Lillo, la risposta ancora di Maggiolini, palla che resta in campo, Paz deve liberare, attaccato da due maglie, prova a farlo in grande stile, riesce a servire Gomez, che non riesce però a tenere la sfera in campo, oltrepassata la linea laterale, rimessa a favore CMB. Calcia Zancanaro, palla deviata, Ferdinelli attende l'ingresso in campo di Minoia. Paz, vertice basso, 4-20. Ferdinelli, Gomez, Ferdinelli, Paz, leggero, Ferdinelli, ancora Paz, va a calciare la deviazione, calcio d'angolo a favore Rutigliano. Ferdinelli per leggero, Ferdinelli, palla per Gomez, varco aperto, chiude poi con un gran recupero Vega. Ferdinelli, leggero, Paz, Ferdinelli per Paz, Ferdinelli, Gomez, recupera palla Nardo Lillo, rimessa laterale a favore comunque del Rutigliano che resta davanti, Gomez, Ferdinelli subito per leggero, Ferdinelli, ancora leggero, Paz, leggero, Gomez,
Ferdinelli, leggero, sempre sotto pressione il CMB. Minoia perde palla, Zancanaro, Nardo Lillo calcia in porta, palo a porta vuota, colpisce il palo Nardo Lillo. Allora dall'altra parte subito Ferdinelli, Paz, si riposiziona bene in campo il CMB. Paz, leggero, va a calciare, conclusione piazzata che termina fuori. Torna in campo Maggiolini. Esce Nardo Lillo, dentro Castro Giovanni, che riesce solo a toccare la sfera, poi prova ad andare via in velocità. Maggiolini per Gomez, ha un po' di spazio adesso il Rutigliano. Gomez, Ferdinelli, Paz, ancora dentro Minoia, leggero, Ferdinelli, leggero, Paz, leggero, Ferdinelli, Gomez, Paz, Ferdinelli, palla buona per leggero, dentro Weber, blocca, poi si invola, va a servire Castro Giovanni, la porta è vuota, Castro Giovanni rientra sul destro, ancora Castro Giovanni, recupera palla Ferdinelli, Gomez, Ferdinelli, sta rischiando qualcosa sulle ripartenze, è inevitabile il Rutigliano, leggero, Paz, 1.46, deve velocizzare il Rutigliano, calcia Minoia, conclusione da dimenticare. Con le mani Weber per Castro Giovanni, Vega, Zancanaro, Castro Giovanni, ancora Zancanaro, quasi per un soffio non ha recuperato palla Paz. Weber, gran lavoro per Castro Giovanni, si può distendere il CMB, colpito Ferdinelli che va verso la porta, vola verso la porta Ferdinelli, si accentra Ferdinelli, 4-7 Rutigliano, fa tutto bene il capitano Ferdinelli. Parte dopo la rete di Ferdinelli, Castro Giovanni, Weber, palla profonda per Calderolli che non riesce ad agganciare, palla difficile, rimessa laterale affidata a Ferdinelli, dentro per Paz, arriva Minoia, ancora Minoia, Weber, smanaccia, palla che resta lì, Paz calcia, mette fuori Zancanaro, leggero, è partito l'ultimo giro di orologio. Ferdinelli, leggero, sempre con l'uomo in più in mezzo al campo il Rutigliano. Paz, Gomez, ancora Paz, leggero, tocca Calderolli, recupera palla Gomez, leggero, Paz, 20 secondi al termine, Gomez, Minoia, Gomez, Paz, Ferdinelli perde palla, calcia Castro Giovanni, la deviazione di Ferdinelli, rimessa laterale a favore CMB, Castro Giovanni sulla linea di porta, poi Maggiolini da terra mette palla in calcio d'angolo, stava recuperando posizione tra i pali, è stato aiutato
da Leggero che sulla linea di porta ha evitato la rete dell'8-4. 2 secondi al termine, ultima azione di gioco, calcio a Calderoli, la deviazione, ancora calcio d'angolo. Mette dietro Calderoli, finisce qui il triplice fischio del direttore di gara, vince il CMB Futsal Team, abbiamo la nuova capolista in solitaria del girone C del campionato di Serie A2, vittoria importante quella dei ragazzi di mister Scarpitti, che ringraziano il Cassano per aver battuto alle 16 il Sandro Abate. E adesso comandano la classifica in solitaria con questa bella vittoria, 7-4. Ricordiamo i marcatori, doppietta di Zancanaro, tripletta di Calderoli, la rete di Caruso e di Sanchez, le reti di Paz, Primavera e Leggero e Ferdinelli per il Rutigliano. Questi i marcatori delle 11 reti che abbiamo visto nel posticipo del girone C del campionato di Serie A2. Vittoria importantissima, dovevano vincere i giocatori del CMB, l'hanno fatto dopo un primo tempo che li ha visti in svantaggio di una rete, poi hanno recuperato e sono passati in vantaggio. È stato chiuso il primo tempo sul risultato di 4-2, poi nel secondo tempo hanno messo la freccia, nulla da fare per il Rutigliano che si è dimostrata una grandissima bella squadra con dei giovani di tutto rispetto e con giocatori di esperienza come Ferdinelli, Primavera, che il campionato di Serie A2 l'hanno già fatto. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ricordiamo il risultato finale dalla tenso struttura di Polignano, CMB Futsal Team batte Virtus Rutigliano 7-4, noi vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.